Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella doppia player di Totò di Natale, Foot Hero Captain ed Insignia Foot Captain. Prima di iniziare questo video, ragazzi, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale se non funziona la campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, Twitter, canale Twitch. Link qui in descrizione, dove vado in live dalle 8:30 circa tutti i giorni, lunedì a dove tutti i giorni, ragazzi. Oppure se sono giorni in cui ci sono altri orari, va bene, poi ci sono giorni in cui magari non vado, ma dipende da tanti fattori. Quindi vi invito ad andare a mettere un follower e a iscrivervi e a attivare la campanellina anche lì. Easy Vault, se volete acquistare crediti, è semplicissimo. PS4, 500, comprare. Inserite la mail, inserite il codice coupon qui sotto per avere il 6% di sconto. Selezionate il pagamento e poi paga ora. Link qui in descrizione. Di Natale. La skill di Natale, Tonino! Basta. Che tiro, che skill, che controllo! Vedi come scappa tu. Oh, di Natale. Prende palla. Tonino, il tiro a giro dalla distanza. Bella parata portiere. E ciao. Insigne. Prende tutti quando con il suo tiro a giro. Vediamo questo go. Cazzo. Vai Tonino, madonna, come si è girato bene. E come lo purga, come lo purga bene. Come si è girato bene, come agile, come veloce, come controllo, come il tiro. Non te sta shakerando. Shakerando. Madonna. Che errore che ha fatto. Tonino, bel. Insigne, il tiro a giro! Mamma mia. Di Natale! Mannaggia, ma chi è sto Schmeichel? Tonino, bello! Mannaggio, tir! I brividi! A volte non so... Insigne, il tocco sotto! Scavino, magico! Questo mi è piaciuto, bravo Insigne, bravo! Mi è piaciuto il tocco sotto, la rapidità! Anche sotto il portiere, è riuscito a scavare e a far gol! Vai di Natale, fammi sto gol. No, perché se l'ha allungata così? Tonino! Ah, vale. Fa Toni! Di Natale, il tiro dalla distanza. Oh, e dai, Toni! Insigne! Oggi era a giro, l'ha fatto. 50 tiri a giro ha fatto, ma uno deve segnare. Toccato, ma lo devi segnare. Partiamo da Insigne. Insigne è provato come esterno sinistro nel 4-4-2 con stile intesa predatura. Secondo me Insigne è un buon esterno. Dipende, perché? Perché lui in realtà è più un'ala. Ha delle stats lodevoli nella velocità e nel dribbling. Assolutamente, promosse entrambi, accelera benissimo, ha un'ottima velocità massima e nel dribbling veramente molto molto interessante. Peccato un po' con l'85 reattività che lo rende poco reattivo, ma non è proprio nel dribbling, è proprio nelle situazioni in cui magari deve andare a toccare la palla, deve essere rapace, queste cose qui. E secondo me va bene con l'85. La freddezza purtroppo si fa sentire, perché in certe circostanze non è freddo, anche dalla distanza comunque. Freddo magari quando arriva l'avversario sotto, tende a fare un po' di errori, insomma, non è il massimo. Però io promuovo il dribbling perché assolutamente va benissimo nel girarsi, anche se in alcune circostanze l'ho avuto, però quando c'era l'uomo sotto, ecco perché vi sto dicendo. Però l'equilibrio è ottimo e controlla la palla senza problemi, 4 di skill, ottime. Il tiro, come dicevano tutti, il tiro a giro di Insigne, il problema è che sì, ok, dalla distanza sai tirare, ma se hai una forza nel tiro non elevata, non uscirà sempre gol. Infatti ci ho provato tanto ed è arrivato forse al quinto, sesto tiro dalla distanza a giro con lui. Non è bellissimo, e il tiro di per sé non lo vado nemmeno a promuovere, è buono assolutamente, però promuoverlo, ni. Comunque con lui ho realizzato 2 gol in 4 partite, ragazzi, ma ci ho anche tirato tanto, non è poco. Resistenza accettabile,
Invece la forza io lo vado totalmente a bocciare, ma a bocciare proprio a mani basse, perché ragazzi è debolissimo, non resta in piedi per inerzia. Ma no, passaggio particolare, perché io con lui non ho fatto assist. E poi ora vi dico un'altra cosa anche. E il cross in carta non è niente di che, 84, abbastanza buono, però diciamo che passaggio con un 2 stelline ve lo metto, perché è linea di massima, ci possiamo stare tranquillamente. Vi devo dire questa cosa da esterno. Allora, si inserisce, però non sempre, e qualche volta nel momento in cui si inserisce come si porta l'uomo, quindi come si fa capire quando si sta inserendo? Cioè non c'è quell'inserimento scattante, rapido, che tu dici cazzo che inserimento, e senza andare in fuorigioco. E questa è una cosa che ho notato in lui. Workers alto in attacco, medio in difesa, 4 di piede debole, che vanno più che bene, assolutamente ottime in lui. Come altri contro onestamente non ne trovo. E pro, questi che vi ho già detto. Come indice di ibridabilità, da una 5 un esterno ala, qualche italiano. Napoli non è male, perché il Napoli ha carte interessanti secondo me, non tutti però giusto 1-2. E ci metto un comunque italiano in Serie A, un 3 più come indice. Come stile intesa predatore, oppure possiamo andare con un falco, ragazzi. Come alternative in Serie A, il primo che viene è Leao, a mani basse secondo me. Poi possiamo metterci magari un Brahim Diaz 90, che era disponibile tramite SBC, e Sharawi 86 ancora, sì, Sharawi. Perisic versione SBC anche, secondo me poteva essere un'ottima alternativa. Come prezzo un 196.000 crediti, 190, 200, bel prezzo, non è basso ragazzi. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, io gli do un 8, perché secondo me esterno soffre un po', perché non ha aiuto in fase difensiva, non ha fisico, quindi io lo consiglierei più che altro ala, lo consiglierei... vi consiglio di tirare per lo più dalla distanza, perché non è che in area sappia segnare benissimo, sa, però non è un attaccante puro assolutamente, è un esterno, anzi è un'ala. Veniamo invece al giocatore uno dei più attesi di questo team, è Tonino Di Natale. Vabbè, vediamo le stazze, primo impatto, ok, abbiamo 5 di skill, che sono ottimi ragazzi, 5 di skill, cazzo. Abbiamo anche un 4 di piede debole, che sono da promuovere, però vi devo dire 2-3 cose sul tiro. Il tiro in carta è fenomenale, ragazzi. 4 partite, 4 gol. Però, se si becca il portiere che si apre di culo, mi è capitato, è difficile anche segnare con lui. Ho notato questa cosa. È vero che ho fatto con lui tanti tipi di tiri da qualsiasi posizione, quindi l'ho testato bene. Però, alla fine, devo dire che il suo tiro mi sento di metterlo tra i pro in linea di massima. È promosso in varie circostanze, sia dalla distanza, sia in aria, sia con tira al volo, sia tira a giro, insomma, come volete potete tirare con lui. Io promuovo anche il suo passaggio, perché da attaccante fare solo due assist come ATT appunto è già tanta roba. Poi comunque si vede che c'ha proprio le qualità per far, però principalmente secondo me la seconda punta o il COC, perché sì, il tiro va bene, però come detto ci sono delle difficoltà, però nel passaggio è veramente ottimo ed è un piacere molto bello giocare con lui, con i suoi passaggi, anche con i suoi calci piazzati, con il suo calcio di punizione e con l'effetto, insomma riesce a far belle cose con il passaggio. Il dribbling è anche qui, ragazzi, assolutamente promosso, si gira bene ragazzi, c'ha una velocità nel girarsi e poi nel ripartire da palla ferma veloce, mi è piaciuto, l'ho fatto un paio di volte, è stato veramente scattante, perché si gira e parte di una combo molto bella che può piacere a molti. Controlla bene la palla, ha problemi nel dribbling, insomma nel dribbling ci siamo. Nella forza purtroppo devo notare che ha una forza abbastanza scarsa, non ha colpi di testa, non ha aggressività, non è aggressivo, cioè non ha recuperato nemmeno una palla se non sbaglio, nonostante comunque l'abbiamo messo intercettazioni aggressive anche, quindi non proprio. Come si intese, io l'ho provato con Falco perché l'ho comprato così ed è uno dei più votati assolutamente. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, un italiano degli Iro
Insomma, avrei preferito un'altra nazione nella Serie A, però io gli do 4 più perché con i giocatori della Serie A linka verde. Come prezzo veramente alto, 3 milioni e 2, è molto alto come prezzo, 1.150, insomma. Alto scenderà sicuramente e spero scenda sotto 1,5 milioni, diventa veramente super papabile. Come alternativa in Serie A vi posso dire magari un Dybala 93 tranquillamente, oppure un Quagliarella 92 che devo ancora provare, un Milito 93 che non è uscito invece in Serie A, direi. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, è ottimo. Ma c'è qualcosa che non quadra, comunque veloce. Gli do un 9, secondo me. Ma ditemi voi cosa ne pensate di queste carte, di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Se vi piace, vi ringrazio. Ciao belli.